Iniziamo subito, come oramai da tradizione, con l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni. Bentornati cari telespettatori all'oroscopo musicale. Oggi è il compleanno di un cantante e showman britannico. Il 13 febbraio del 1974 nasceva Robbie Williams. I genitori divorziarono quando Robbie aveva 3 anni. Erano i gestori di un pub di nome Red Lion e poi licenziatari del Port Vale FC, Social Club, fatto che lo ha poi portato a sviluppare un grande attaccamento per l'omonima squadra di calcio. In seguito al divorzio, la madre divenne una fiorista, mentre il papà divenne un apprezzato attore di teatro e comico. Robbie Williams ha affermato in alcune occasioni di aver deciso di diventare un artista all'età di 10 anni dopo aver frequentato e visto suo papà esibirsi. Dopo aver studiato alla St. Margaret, William frequentò anche la scuola di ballo, dove partecipò a diversi spettacoli, tra cui il musical Oliver, adattamento del romanzo Oliver Twist. Nel 1990 il 16enne Robbie Williams divenne il membro più giovane del gruppo musicale I Take That. Secondo quanto raccontato da Williams, la mamma lesse un annuncio pubblicitario in cui si cercavano membri per una nuova band e gli suggerì di provare e così lui entrò in questo gruppo. Dopo alcune apparizioni televisive e tournée tra piccoli club, scuole ed eventi in tutto il paese tra il 1990 e il 91, la carriera dei Take That ebbe una grande svolta. Sebbene la maggior parte del materiale del gruppo fosse scritta e interpretata dal frontman Gary Barlow, Williams ebbe la possibilità di essere la voce principale del gruppo di alcuni brani come Cold It Be Magic. Tuttavia, nonostante il crescente successo, Williams iniziò a mostrarsi insofferente alle regole imposte dal manager Nigel Martin Smith e iniziò a fare un uso costante di alcol e cocaina. Nel novembre 1994 l'abuso di droghe di Williams era talmente aumentato a tal punto di rischiare l'overdose prima dell'esibizione del gruppo agli MTV Europe Music Awards di Berlino. Nel giugno del 96 Williams firmò con la Chrysalis Records e si lanciò nella carriera solista con una cover di Freedom. Continuano i grandi successi e pensate che nel 2002, nell'ottobre, Williams firmò con la EMI un contratto per il valore di 125 milioni di dollari, il secondo contratto più redditizio della storia della musica dopo quello di Michael Jackson. Robbie Williams è sposato con l'attrice statunitense di origini turche, Aida Feld, a cui è legato dal 2006. Prima di conoscere sua moglie, Williams ha avuto relazioni con diverse celebrità, tra cui Naomi Campbell e Cameron Diaz. Nel corso degli anni, Williams ha combattuto con malattie mentali, depressione e problemi di autostima, ansia, obesità. Tra gli anni 90 e 2000 il cantante ha sviluppato una grave dipendenza da alcol e da sostanze stupefacenti. Williams ha un patrimonio stimato di oltre 300 milioni di dollari. È un grandissimo amante del calcio fin dall'infanzia, infatti lui ha dichiarato di aver intrapreso il lavoro sbagliato e di preferire la carriera di calciatore a quella di cantante. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale, vi aspetto in tanti domani. Un abbraccio da me, Silvia Pagni.